Straordinaria gara di solidarietà per il Waikiki di Sant'Antioco. Arrivano da ogni parte gli attestati di vicinanza nei confronti dei proprietari del chiosco bar incendiato nei giorni scorsi. Per contribuire alla ricostruzione della struttura è stato istituito anche un codice IBAN direttamente consultabile nella pagina Facebook istituzionale del comune. Intitolare una via o una piazza a Norma Cossetto. È la richiesta insita della mozione presentata in concomitanza con il giorno del ricordo dei consiglieri comunali di opposizione del comune di Iglesias, Luigi Bigio e Simone Saiu, per onorare la memoria della giovane studentessa uccisa dai partigiani comunisti slavi nelle foibe nel 1943. RVM, l'azienda, rassicura i lavoratori. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il direttore generale della fabbrica tedesca ha scritto alle maestranze per rassicurarle. Nel contempo, i lavori di ampliamento della fabbrica vanno avanti. Uno studio di registrazione e una scuola di musica a Carbonia. L'importante progetto verrà realizzato dalla conosciuta cantante Carla Cocco a rientro in Sardegna, dopo 23 anni di permanenza e attività artistica a Roma. Buon martedì 11 febbraio a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo la prima parte con la cronaca e con una notizia appena giunta in studio. Tre uomini di etnia rom sono stati arrestati la notte scorsa dai carabinieri della compagnia di Carbonia con l'accusa di tentato furto all'interno di alcune abitazioni nel comune di San Giovanni su Erciu. I tre sono stati notati da un militare, un comandante di stazione fuori servizio in quel momento, per via del loro atteggiamento sospetto e in quanto già noti per altri reati nel mentre che si avvicinavano a una casa isolata, presumibilmente per farci irruzione all'interno. A quel punto il carabiniere graduato ha lanciato l'allarme e dalle diverse stazioni dei paesi limitrofi sono sopraggiunte svariate pattuglie che hanno bloccato i tre trovandoli in possesso di diversi attrezzi da scasso. Circostanza che ha confermato i sospetti sulle loro intenzioni. Dopo il fermo e gli accertamenti di rito, i tre sono stati condotti al Tribunale di Giustizia di Cagliari, dove nella mattinata sono stati sottoposti a processo per direttissima e i cui esiti in questo momento non sono ancora noti. Restiamo ancora in tema di cronaca. Dopo l'incendio che ha distrutto il chiosco Bar Waikiki e nella stessa notte due auto nel comune di Sant'Antioco, sono stati tanti gli attestati di vicinanza e condanna arrivati da più parti. Come spesso è accaduto in queste situazioni, è partita anche una straordinaria gara di solidarietà. Vediamo i dettagli in questo servizio. Proseguono gli attestati di vicinanza e soprattutto la gara di solidarietà da parte di tantissimi cittadini nei confronti dei proprietari del chiosco Bar Waikiki di Sant'Antioco, recentemente dato alle fiamme da ignoti. Per contribuire alla ricostruzione del locale è stato divulgato nelle scorse ore, anche tramite la pagina Facebook istituzionale del comune, un numero IBAN dove poter effettuare le donazioni. Inoltre è stato annunciato che per sabato prossimo, in concomitanza con la sfilata di Carnevale, sarà possibile per tutti sostenere direttamente l'iniziativa di solidarietà a favore dei proprietari dell'attività commerciale. Da più parti, anche in ambito politico, sono arrivate manifestazioni di solidarietà, ma anche di condanna per l'assurdo gesto che, insieme agli altri due che hanno coinvolto, distruggendoli gli automezzi di altrettanti cittadini, ha fatto piombare il paese nello sconcerto e nella paura, per via di episodi ai quali il comune di Sant'Antioco sembrava essere estraneo. Nel contempo, sul fronte giudiziario, proseguono le indagini per risalire responsabili degli incendi. E, secondo quanto trapela dagli ambienti legati alle forze dell'ordine, gli inquirenti starebbero raccogliendo importanti elementi utili per comprendere meglio la vicenda. E adesso cambiamo argomento e parliamo di un'importante iniziativa politica. In concomitanza con il giorno del ricordo, due consiglieri comunali di minoranza del comune di Iglesias hanno presentato una mozione per intitolare una via o una piazza a Norma Cossetto, giovane studentessa uccisa dai partigiani slavi nelle foibe nel 1943. Vediamo le motivazioni di questa richiesta nell'intervista che abbiamo realizzato questa mattina con Luigi Bigio, uno dei proponitori. Vediamo.
In concomitanza con il giorno del ricordo, celebrato ieri in tutta Italia, in memoria delle migliaia di italiani che furono uccisi dai partigiani comunisti di Tito, unicamente per la propria appartenenza etnica, nella città di Iglesias è stata presentata una mozione nella quale si chiede l'intitolazione di una piazza o una via a Norma Cossetto, giovanissima studentessa sequestrata, violentata e uccisa in una foiba dai partigiani slavi nell'ottobre 1943. A presentare la richiesta sono stati i consiglieri comunali di minoranza Simone Saiu e Luigi Bigio. E proprio quest'ultimo, il consigliere Bigio, raggiunto telefonicamente, spiega l'importanza di questo riconoscimento. Con il collega di gruppo, il consigliere Saiu, abbiamo presentato questa iniziativa perché siamo convinti che per troppo tempo i martiri delle foibe non hanno avuto il giusto rispetto. Siamo altresì convinti che le parole del presidente Mattarella, enunciate tra l'altro proprio ieri nel giorno del ricordo, sintetizzino in maniera assolutamente efficace il dramma dei nostri connazionali, che dopo essere stati trucidati e infoibati, ancora oggi subiscono ingiurie alla loro memoria. Le foibe sono state una sciagura nazionale, dove gli allora contemporanei non attribuirono anche per calcolo, e sottolineo la parola calcolo, il dovuto rilievo. Non solo, ancora oggi esistono sacche di deprecabile negazionismo militante, così li ha definite il presidente Mattarella proprio ieri nel suo discorso, e noi condividiamo le parole del presidente e ci auspichiamo che tutti ne facciano tesoro. Quindi Manolo, per tutti questi motivi abbiamo deciso di presentare questa mozione. Crediamo, siamo convinti che intitolare una strada o un'aula istituzionale, una piazza, una via, insomma quello che sarà, a Norma Cossetto, che fu giovane studentessa vittima della barbarie dei partigiani comunisti slavi, possa essere un gesto affinché anche ad Iglesias, nella nostra città, rimanga traccia e testimonianza di questa orrenda pagina di storia, affinché appunto la memoria sia da monito per il futuro delle nuove generazioni. Norma Cossetto, prima di essere uccisa e infoibata, ha subito delle violenze sessuali inaudite e, al nostro parere, incarna anche il sacrificio di tante donne che ancora oggi sono vittime di discriminazione, di sopraffazione e di violenza. E anche per questo motivo appunto è nata la nostra scelta, sperando appunto che la nostra mozione, che appunto verrà esitata nel prossimo Consiglio Comunale disponibile, possa essere condivisa da tutto il Consiglio Comunale, affinché la nostra generazione, Manolo, sia la generazione che possa davvero arrivare a completare un processo di pacificazione nazionale che ancora oggi non si è completato. Chiudiamo la prima parte parlando di lavoro. Dopo le recenti polemiche, il direttore generale della RVM di Domus Novas ha scritto ai lavoratori per rassicurarli. Intanto nella fabbrica procedono i lavori di ampliamento. Vediamo i dettagli in questo servizio realizzato da Carlo Martinelli. Mentre permangono le preoccupazioni da parte dei sindacati sul futuro dei lavoratori dello stabilimento RVM di Domus Novas, il direttore generale della società, Fabio Sgarzi, con una nota indirizzata ai dipendenti, nei giorni scorsi ha voluto ripercorrere le fasi legate all'ampliamento della fabbrica che così tanto hanno attirato l'attenzione pubblica. In particolare il dirigente si è soffermato sui ricorsi presentati dalle associazioni ambientaliste per la costruzione dei nuovi reparti denominati R200 ed R210 e sulle indagini della Procura di Cagliari avviate su presunte irregolarità nel rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti. Il direttore precisa che il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha confermato nella perizia depositata le posizioni della società per quanto riguarda il tipo di produzioni e le caratteristiche degli impianti, stabilendo, si legge nella nota, che non esiste né esisterà al completamento dell'ampliamento alcun impianto chimico integrato. Inoltre i lavori procedono secondo il programma stabilito. Nell'udienza del 1 aprile, rinviata a tale data per permettere alle parti proprio la verifica della perizia, il TAR si dovrà pronunciare su questo aspetto considerato decisivo. Per quanto riguarda il sopralluogo del 19 dicembre 2019 nella fabbrica da parte della Procura, Sgarzi rassicura i dipendenti sull'assoluta serenità da parte della società sul rispetto delle norme vigenti. Ne è riprova, continua la nota, che
nessun sequestro è stato disposto e quindi i lavori possono continuare senza interruzioni. Ci troviamo a fronteggiare azioni pretestuose, in qualche caso al limite della diffamazione, aggiunge il direttore, adducendo a pretesti e motivazioni non rispondenti alla realtà, penalizzando l'azienda determinata a proseguire nella produzione, ma soprattutto i suoi lavoratori. Per Emanuele Madedu, segretario provinciale della FILCTEM CGIL, la magistratura deve fare il suo corso, accertando eventuali presunte irregolarità, se esistono. Di certo c'è che nel mese di marzo sappiamo che terminerà un'altra commessa, a cui potrebbe seguire un ulteriore taglio di personale se non ci sarà un'inversione di tendenza su commesse e produzioni. L'investimento stanziato dalla RVM per l'ampliamento dello stabilimento ammonta a circa 40 milioni di euro. Ben ritrovati in studio, apriamo la seconda parte parlando di musica e di cultura. Dopo 23 anni di assenza, la conosciutissima cantante Carla Cocco fa rientro a Carbonia e promuoverà la nascita di una scuola di musica indirizzata a nonni e bambini che sarà messa in connessione con la scuola di musica da lei realizzata nello Zambia. Vediamo i dettagli di questo progetto nell'intervista che abbiamo realizzato con Carla questa mattina. Dopo 23 anni, la nostra amatissima artista Carla Cocco torna a vivere in Sardegna con importanti progetti, soprattutto in ambito musicale. Con molto piacere ritorno dopo 23 anni. Sì, dopo aver insomma messo in piedi questo studio di registrazione scuola di musica in Africa, Africa Sarda, ritorno con il completamento del sogno, che è quello di aprire Africa Sarda in Sardegna, perché c'è in Africa, non c'è ancora in Sardegna. E quindi apriremo insieme al mio compagno, che anche lui è un musicista, una scuola di musica, uno studio di registrazione. Daremo lezioni di canto, di chitarra, di inglese anche. Insomma, cercheremo di portare avanti, di far crescere piccoli, giovani musicisti a Carbonia, ma anche grandi, perché collaboreremo con il centro anziani di Via degli Artiglieri, ex Via Brigata Sassari. Lì insomma ho in mente di promuovere un po' il rapporto nonni-nipoti, no? Quindi facendo anche le lezioni insieme, questo scambio, chiamiamolo, mi viene culturale, ma non è uno scambio, è anche uno scambio culturale, però insomma promuovere il rapporto dei nonni con i nipotini attraverso la promuovere musica. Anche la socialità, ma soprattutto insomma a livello culturale dare una prospettiva anche ai giovani che in questo territorio, soprattutto in questo momento particolare, hanno bisogno di essere aiutati, di essere sostenuti, insomma anche di coltivare degli interessi. Sì, più che aiutati e sostenuti, dico, forse hanno bisogno di essere anche un po', tra virgolette, spinti, cioè ci vuole forse un input, un qualcosa che gli dia la forza per iniziare a farlo, perché sicuramente noi siamo sardi, ce l'abbiamo dentro questa energia, ce l'abbiamo, un po' come in Africa, l'energia che sono andata a prendermi in Africa, voglio ritrovarla qua e sono sicura che c'è. Quindi. Che impatto avrà il tuo ritorno qui in Sardegna dopo 23 anni a Roma, dopo aver calcato svariati, numerosi palcoscenici, esserti impegnata in performance musicali anche con artisti famosi, di fama internazionale? Beh, sicuramente non è facile dopo 23 anni ritornare, però ovviamente, cioè, voglio dire, la Sardegna è, per fortuna è collegata benissimo, un'ora di aereo ci spostiamo, insomma, andiamo dove serve, dove ci sono. E comunque secondo me io qua posso riuscire a continuare a coltivare questo che io continuo, che continuerò a chiamarlo fino a che campo, sogno della musica, perché non finirò mai di avere idee, di cercare di realizzare altri sogni, quindi non si ferma niente, anzi cresce ancora di più, ricominciano le collaborazioni qui in Sardegna con gli artisti sardi. E questa è una cosa che mi riempie il cuore ancora molto di più che salire sui palchi bellissimi, che sicuramente spero e sono convinta non mancheranno, però adesso mi manca questo. Quindi. Nel frattempo però il tuo cuore si è riempito anche di una gioiosa novità, sei diventata madre. Eh già, 4 mesi fa sono diventata madre e non nego che gran parte di questa decisione è dovuta alla bambina, alla nascita della bambina. Perché l'idea appunto di farla crescere in mezzo allo smog, tra il cemento, no, voglio che senta l'acqua del mare del nostro, la sabbia che si sporchi, che mangi la sabbia quando c'è il maestrale,
e voglio che senta la nonna vicino, le zie, i nipotini, sì, nipotini, i cuginetti, insomma, i valori veri, non vorrei che le mancassero. Le radici, insomma, della tua terra e anche della sua terra. Nel contempo, però, proseguirà anche la contaminazione con l'Africa, costruirai una sorta di sinergia, di connessione tra il territorio e lo Zambia. Bravissimo, sì, continuerà questa sinergia, appunto come l'hai chiamata tu, questa connessione, perché la scuola in Africa è praticamente quasi, quasi, quasi finita. Stiamo acquistando, ricevendo insomma le ultime donazioni per comprare gli strumenti che mancano, la strumentazione. Dopodiché appunto avvieremo una sede, una sorella qui a Carbonia, e il sogno è quello di cercare di mettere in connessione, in comunicazione i ragazzi del ghetto con i nostri Carbonia, quindi fare anche delle cose insieme a distanza, degli scambi interculturali, musicali. Quindi insomma, le idee sono veramente tante. E grazie appunto alla generosità di chi si fida di questa faccia, lo sto riuscendo a fare. E quindi ringrazio davvero di cuore tutti i sostenitori di Africa Sarda, perché da sola ovviamente non avrei potuto mai fare niente, non potrei fare niente. Quindi grazie di cuore. La mensa scolastica di Sant'Antioco sarà plastic free. A illustrare i dettagli del nuovo servizio di mensa, ieri sera nell'aula consiliare sono stati i rappresentanti dell'amministrazione. Vediamo. È stato presentato ieri sera nell'aula consiliare di Sant'Antioco il nuovo servizio di mensa scolastica recentemente varato per il prossimo triennio. L'ambizioso progetto è stato illustrato dai rappresentanti dell'amministrazione comunale, in particolare per quanto riguarda le sue caratteristiche totalmente indirizzate all'ecosostenibilità e all'utilizzo di prodotti locali e biologici. In particolare, il nuovo servizio si distinguerà per essere totalmente plastic free, ovvero nelle mense scolastiche non si utilizzeranno prodotti di plastica monouso, in coerenza anche con quanto prevede una precedente ordinanza del sindaco. E ogni prodotto che non verrà consumato risulterà integro, sarà donato alla Caritas locale per sostenere le famiglie indigenti. Grazie a questo nuovo approccio, hanno dichiarato i rappresentanti dell'amministrazione, si offrirà un importante contributo alla salvaguardia dell'ambiente e quindi dell'ecosistema naturale, ma soprattutto si educheranno i giovani ad assumere comportamenti virtuosi e rispettosi dei luoghi nei quali vivono e soprattutto a capire l'importanza di evitare gli sprechi alimentari. La mensa scolastica, ha affermato la consigliera comunale con delega alla pubblica istruzione Rosalba Cossu, sarà promossa come momento di socialità fondamentale per i ragazzi, consentendo loro, attraverso pratiche giornaliere, di imparare a conoscere l'importanza dei concetti di riciclo e riuso, di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi. Il comune di Carbonia, su segnalazione della ditta Abbanoa, informa la cittadinanza che nelle ultime settimane si sono verificati diversi disguidi legati alla consegna a domicilio delle fatture causati dalle inadempienze della ditta selezionata con gara pubblica per la postalizzazione delle bollette. Abbanoa ha già provveduto a rescindere il contratto in danno e a selezionare una nuova società operatrice che realizzerà la ristampa delle bollette non consegnate e completerà la consegna tramite Poste Italiane. Saranno ristampate tutte le fatture per evitare che ci siano disguidi in una ristampa selettiva e si provvederà quindi alla consegna di tutte le bollette ai clienti del comune di Carbonia. A partire dalla prossima settimana, secondo un ordine cronologico variabile da comune a comune, le fatture non consegnate verranno recapitate a domicilio. Ben ritrovati studio, apriamo la terza parte come di consueto con gli eventi. Sabato 15 febbraio si terrà la consueta sfilata di carnevale nel comune di Sant'Antioco. Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 15 di fronte allo stadio comunale. Dalle 16 invece il corteo di maschere e carri partirà e percorrerà le vie Nazionale, Roma e Corso Vittorio Emanuele per concludersi in Piazza Umberto, nella quale si scatenerà la festa con balli e canti in compagnia dell'Angel Eventi.
Si terrà il prossimo 15 febbraio alle ore 17:30 presso la sala riunioni del Circolo Euralcop a Carbonia la presentazione del libro dal titolo Costantino Nivola, un artista contro il regime fascista dell'autore Lorenzo Di Biase. Parteciperanno all'evento in qualità di relatori anche lo storico Martino Contu, il responsabile dei servizi educativi del Museo Nivola Sergio Flore e la referente di Proteo Fare Sapere Antonietta Melis. La serata sarà lietata musicalmente dal cantautore Andrea Andrillo. Riccardo III l'avversario è il nome della rappresentazione teatrale che andrà in scena il prossimo sabato 15 febbraio al Teatro Centrale di Carbonia. L'evento, al via alle ore 20:45, è promosso dal CEDAC ed è inserito nel cartello di manifestazioni della Grande Prosa stagione 2019-2020. Realizzato da Francesco Nicoli e sotto la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, lo spettacolo rilegge in chiave contemporanea il grande classico di William Shakespeare. L'acquisto dei biglietti sarà possibile presso il botteghino del teatro, venerdì 14 dalle ore 17 alle 19:30 e sabato 15 dalle 10:30 alle 12:30 del mattino e la sera dalle ore 18:30 alle 20:30. Il nostro TG è concluso, grazie di averci seguito, appuntamento con le prossime edizioni.